il sindaco di Castellammare di Stabia, avvocato Antonio Pannullo, al convegno del consigliere regionale Alfonso Longobardi sullo sviluppo urbanistico. Una sua dichiarazione in merito soprattutto sui problemi che attanagliano l'urbanistica a Castellammare. Sì, oggi parte questo convegno, con questo convegno dal titolo parte la rivoluzione urbana, si mette mano anche a un tema di programmazione, di progettazione sul territorio. Ormai, come ha detto anche l'onorevole Bonavitacola, il vicepresidente della giunta regionale, è un momento storico, si deve fuoriuscire da questo immobilismo che tiene ingessato attraverso vincoli che sono anacronistici il nostro territorio e dar respiro appunto a tante zone, a tanti territori che purtroppo venivano costretti in leggi e regolamenti che lo vincolavano e non gli davano opportunità di sviluppo. Oggi Castellammare in particolar modo sarà oggetto di una rivisitazione in ragione anche dell'approvazione del piano paesaggistico e anche di interventi nostri sul territorio direttamente da parte del Comune di Castellammare, in cui vorremmo dare respiro soprattutto a due zone in particolare: l'area nord di Castellammare, di tutte le aree dismesse da tempo, e il centro storico. Questi sono i due punti nodali sul quali si riaprirà un discorso aperto alla città, lo abbiamo detto in consiglio comunale con l'approvazione anche dell'ordine del giorno all'unanimità, nel quale sono previsti appunto degli interventi che vedranno una rivoluzione urbana anche nella nostra città. Come ritiene il fatto che a Castellammare, su un argomento così importante, c'è stata una dimenticanza e hanno trascurato quello che sono i benefici e i vantaggi dell'urbanistica? Ma un'assenza della politica negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi sette anni, purtroppo il fatto che non ci sia stata una stabilità politica ha fatto sì che purtroppo il territorio rimanesse immobilizzato. Al contempo anche sul piano regionale, con la presenza del presidente De Luca, si è data una svolta a questi temi, si è capito che bisogna intervenire su questi temi perché i territori possono avere una nuova stagione che porterà sviluppo, porterà occupazione, porterà economia. Questo è l'intento, questo è anche un metodo per associare anche uno sviluppo che tutelerà l'aspetto paesaggistico, ambientale, con un fatto economico di ricaduta occupazionale che sarà importantissimo per la ripresa anche delle nostre città. Alfonso Longobardi al Palazzetto del Mare di Castellammare di Stabia per un incontro sullo sviluppo urbanistico. Ci spieghi i motivi che l'hanno spinta a discutere di questo delicato tema? Ma una rivoluzione urbana vera, un mio emendamento alla legge del DEFR ha consentito sostanzialmente di poter effettuare e programmare una revisione del PUT, l'aggiornamento dei vincoli così come in concomitanza anche di una decisione ottenuta con il Ministero. È una rivoluzione vera nel rispetto della natura e dell'ambiente, non cementificazione ma regole per gli amministratori comunali. Bisogna lavorare affinché si sviluppi il territorio e come si può non aggiornare quelli che sono i vincoli che hanno costretto il territorio negli ultimi 20-30 anni a non poter emergere, a non poter programmare alcun tipo di intervento. Ripeto, al fianco delle amministrazioni comunali non ci possiamo più girare dall'altra parte, far finta di nulla, la serietà vuole che si affrontano le cose, un problema alla volta, porteremo a casa una vera e propria rivoluzione che farà in modo che questi territori possano, in base alla loro vocazione, avere un grande rilancio economico-sociale. A luglio c'è stato un suo emendamento in merito al rinnovo o quantomeno a stimolare un nuovo sviluppo del nuovo piano regolatore. Lei cosa può dire in merito al fatto che c'è stato quasi per un trentennio un letargo su una materia che è di rilevante importanza? Ma io direi, guardiamo ad oggi, condividendo con la Presidenza, col Presidente De Luca, col Vicepresidente Bonavitacola, la necessità di aggiornare questi vincoli, riscrivere un nuovo PUT, lavorare al piano paesistico, era necessario fare qualcosa, necessario,
Allora, questo emendamento che ho presentato è entrato in una legge regionale. Con questa legge regionale e con questo mio emendamento si può guardare con ottimismo alla revisione del PUT, all'aggiornamento dei vincoli. Ripeto, una cosa che ti sarà 30 anni, non guardiamo il passato, noi guardiamo solo ad oggi e al futuro, no? Il passato non lo guardiamo. Guardando appunto il futuro, come tempi di realizzazione? Allora, i tempi di realizzazione, come diceva anche il vicepresidente, adesso inizia un iter burocratico formale in consiglio regionale, c'è bisogno del tempo necessario, il tempo tecnico, se non si inizia mai si arriva. Adesso abbiamo preso un impegno di rivedere, di intervenire nuovamente con i vari amministratori locali per poter inserire nel documento le istanze del territorio sane e sacrosante nel rispetto alla tutela ambientale e di tutto ciò che sono le vocazioni territoriali. Il tempo necessario, importante anche impiegare un giorno in più, ma farlo bene, e poi questo piano possa durare 100 anni.